quedero fundido, hijo. Eso es. Cuatro manos más bonitas, señor. Benvenuti al Salotto di Giulì, la pagina culturale della nostra rete. Un ospite veramente d'eccezione oggi, perché abbiamo con noi Armida Parisi, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Armida Parisi, penna d'oro del giornalismo napoletano e non solo, che viene a noi però come scrittrice. Si è cimentata in un'opera, tra l'altro, poetica, che è Maria la Baladora alla battaglia di Lepanto, edito da Frame Ars Artes, che è un'associazione culturale, giusto, sì, Armida? Sì. E si avvale, tra l'altro, di una veste grafica preziosa, perché è un libro veramente particolare, un libro che è anche un oggetto d'arte, possiamo dire, e ci sono le illustrazioni molto suggestive di Daniela Valentino e la prefazione è dell'architetto Paola Pozzi, quindi un sodalizio femminile, ecco. Sì, proprio così. Un libro di penna e di arte. La protagonista di questa chicca, no? questo gioiello, perché è veramente un libro da leggere, ma attenzione, è un libro da possedere. Va un po' contro i criteri ultimi, no? Il libro usa e getta, la scrittura nell'etere, no? Questo è un libro da leggere, ma anche da conservare e da possedere. E la protagonista è Maria, una giovane gitana, con già tanto passato doloroso alle spalle, perché lei ce la descrive, Armida, che fugge dalla cattolicissima Spagna, dove sua madre è stata bruciata come strega, quindi ancorché giovane ha un passato pesante e doloroso, arriva a Napoli e si innamora di Geronimo, questo aitante guerriero, e per amor suo si traveste da uomo e lo segue nella battaglia di Lepanto. Il destino sarà avverso a Maria, ma in qualche modo lei sarà protagonista della sua vita e addirittura incontrerà uno dei più grandi scrittori che la storia ricorda, il più grande scrittore spagnolo, il padre di Don Chisciotte, Cervantes, e in questa avventura straordinaria come donna, ecco, in un'epoca dove le donne veramente facevano fatica a emergere. Ma quello che è straordinario, poi, di tutta questa storia, che noi proponiamo poi non a caso nella settimana di San Valentino, quest'amore passionale, quest'amore totale, assoluto, quello che è straordinario è la scrittura. Perché questa gitana è una ballerina di flamenco e tutto questo romanzo sembra essere scritto in punta di note di flamenco. Vi sono
proprio nel racconto sembra strutturato in letras e falsetas, no? Che sono praticamente la struttura del flamenco. Il flamenco si articola in strofe e in assoli musicali. Poi c'è un chitarrista che stende il compas, che è la base, diciamo così, musicale. E Araminta Parisi riesce a renderci il ritmo, il concetto di questa danza così sensuale attraverso una scrittura affatto poetica. Allora, noi Araminta Parisi la conosciamo come giornalista di razza, descrive eventi, fa acute recensioni di romanzi, sempre tecnici, scientifici, come deve essere una giornalista che spiega. Qui però si è lasciata andare alla poesia, Araminta. Raccontaci questa. Senz'altro. La tua analisi è molto lusinghiera, devo dire, rispetto a questo racconto che si snoda in un breve periodo di tempo, ma che appunto a mio avviso è bello per la intensità e la profondità dei sentimenti che è capace di tirare fuori. Che cosa voglio sottolineare di Maria? Maria, come hai detto tu, è una, innanzitutto è quasi una ragazzina, 17-18 anni, e nel lasciare la Spagna, perché ormai è sola, il papà non l'ha mai conosciuto, la mamma è stata bruciata come strega, arriva a Napoli. C'è da dire perché una gitana si imbarca su un brigantino e arriva a Napoli. A quel tempo, siamo nel 1571, Napoli era la capitale del viceregno. Quindi una ragazza ignorante, tutto sommato, va in un luogo in cui la lingua le è conosciuta e decide di cambiare città, ma comunque va in un luogo in cui c'è una lingua che le è familiare. Qui incontra Geronimo, che è un soldato spagnolo. Geronimo è in procinto di partire per la battaglia. L'elemento battaglia è importante anche nel raccontare il sentimento, perché è vero, Maria è una danzatrice, Maria è una donna appassionata, ma Maria è una combattente. È una donna a tutto tondo, è una di quelle donne che hanno la capacità di essere fascinose, eleganti, sensuali, ma non per questo fragili. Maria, una donna moderna. Sì, è una donna moderna. Questo è un personaggio interessante che io ho incontrato studiando la battaglia di Lepanto. Ma è esistito o è una tua invenzione? Allora, c'è una leggenda che riguarda la presenza di una donna alla battaglia di Lepanto. È interessante sottolineare questo perché la battaglia di Lepanto è stata una battaglia epocale. Penso che tutti abbiamo studiato a scuola questa data, il 1571, 7 ottobre. Una battaglia epocale perché vide per la prima volta questo scontro fra le truppe cristiane della Lega Santa e gli ottomani, che stavano prendendo il sopravvento nel Mediterraneo. Gli ottomani poi arriveranno addirittura alle porte di Vienna in seguito, quindi non, quella battaglia che i cristiani vinsero non fu determinante per fermare l'avanzata dei turchi, ma fu determinante per la propaganda del Papa, che in quel tempo, si era alla fine del Concilio di Trento, voleva sottolineare la dominanza della Chiesa, voleva sottolineare che Dio era dalla loro parte. E quindi questa vittoria fu utilizzata proprio per sottolineare questo aspetto. Un'operazione di immagine, direi. Infatti, un'operazione proprio di propaganda. E voglio, al di là, dopo parliamo di Maria, però questa è una cosa simpatica, certo, proprio per noi che siamo a Napoli, che in tutte le città della Spagna fu data, e di tutto, diciamo, di tutta la cristianità, fu data molta importanza a questa data del 7 ottobre. Il Papa istituì il 7 ottobre la devozione della Madonna del Rosario, e noi ancora oggi celebriamo la festa della Madonna del Rosario il 7 ottobre, perché i soldati, prima di accingersi alla battaglia, recitarono il Rosario. Poi in molte città esiste una Piazza Vittoria, e noi abbiamo Piazza Vittoria, che fu
intitolata alla vittoria di Lepanto, non tutti i napoletani sanno, e c'è a Piazza Vittoria una chiesa, chiesa di Santa Maria della Vittoria, in cui c'è un dipinto con la battaglia di Lepanto. Quindi è bello sottolineare questo legame che c'è fra un evento così antico che risale a 500 anni fa e delle presenze che ancora oggi sono nelle nostre città oppure nelle nostre abitudini anche religiose, il rosario, e collegarlo poi a una vicenda piccolina, che è una vicenda di una singola donna innamorata di un singolo uomo, ed è bello vedere come la grande storia si va a intrecciare con le piccole storie degli uomini. Le immagini sono molto belle, ecco, e nasce prima il racconto o prima le immagini? Te lo chiedo perché io ho scritto Nostos, anche lì c'era, io ho avuto Caterina Marmo che ha illustrato, però l'ha nato prima il racconto e poi Caterina mi ha innamorato con le sue immagini. A te com'è andata? A me è andata in una maniera singolare, anche per questo è stata per me un'esperienza interessante di scrittura. E il progetto è nato innanzitutto come progetto artistico. Tu hai fatto il nome di Paola Pozzi, che è la prefatrice di questo racconto, che è una donna che si occupa di promozione dell'arte contemporanea. È una sorta di mecenate contemporaneo che ha una piccola galleria d'arte al Corso Vittorio Emanuele, nella quale invita i giovani talenti, quelli che lei individua come giovani talenti dell'Accademia di Belle Arti, e dà loro la possibilità di esprimersi, di esporre, di farsi conoscere. Fra questi talenti c'era appunto Daniela Valentino. Ed è a Daniela che ha proposto di fare una serie di tavole disegnate su un personaggio che è Maria, appunto, di cui eravamo venute a conoscenza. Vi dicevo, Maria è la protagonista di una leggenda spagnola. E quindi Daniela ha inventato un po' le caratteristiche somatiche del personaggio, ha costruito un po' qualche tavola. Le tavole venivano fuori davvero belle, quindi si è pensato di allestire una mostra su di esse. Però a questo punto Paola mi ha proposto di scrivere qualcosa che desse allo spettatore la possibilità di ricostruire la storia di Maria. E quindi io, ispirandomi alle tavole, ma anche invertendo un po' l'ordine, inserendo qualcosa di mio, ho cominciato a costruire la storia. E quindi è stato interessante perché questo libro è il frutto di un dialogo fra due creatività, due modi diversi di immaginare le storie. Uno tutto visivo, fatto da Daniela Valentino, e uno invece, quello mio, che ha il piacere proprio della parola, e in particolar modo tu l'hai colta questa cosa e mi fa davvero piacere che tu, da scrittrice quale sei, hai colto il mio tentativo di dare musica alle parole. È un tentativo riuscito, perché io, ecco, là dove leggerete il testo vedrete che veramente ha una musica dentro, ed è la musica del flamenco, no? È una musica che è il ritmo, che è un ritmo incalzante. Quanto più la passione incalza, diventa un elemento assolutamente fondante della storia, tanto più il ritmo delle parole e della costruzione delle frasi diventa incalzante. E poi molto bello questo sodalizio tra donne, sì, che tra l'altro mi dicevi che il tuo libro è il primo di quello che si progetta sia una serie. Di quella che si progetta sia una casa editrice che vuole appunto cimentarsi in questa proposta del libro, come tu dicevi, come oggetto d'arte, del libro come oggetto da leggere ma da sfogliare e quindi da guardare al di là. E diciamo anche a un, sì, prezzo contenuto, perché, sì, i libri d'arte di solito costano tanto, invece ecco, è un libro accessibile a tutti. È un libro accessibile a tutti, costa 10 euro, quindi è proprio... Ma è appunto, cioè, noi vogliamo proprio sottolineare questo, che esiste un piacere, che non è solo un piacere intellettuale, quello della lettura, ma è anche un piacere proprio sensuale, il piacere di guardare, il piacere di sfogliare un libro e di lasciarsi andare facendosi cogliere da più aspetti del libro stesso. Questo in un momento in cui, come tu sottolineavi, gli elementi virtuali ci sono
ma tendono ad essere sfuggenti. Sembra che tutto sia inconsistente. Noi vogliamo proprio proporre quest'idea che il libro ha un valore intrinseco, è un oggetto, e il rapporto con gli oggetti, come i rapporti con le persone, peraltro, guardarci negli occhi quando parliamo, è ben altra cosa che chattare attraverso un telefonino oppure leggere attraverso uno schermo. Sicuramente i contenuti vengono veicolati ugualmente, ma non è solo quello, non sono solo i contenuti, le emozioni, anche le sensazioni sono diverse. E siccome noi umani siamo ancora così, siamo fatti di sensi, siamo fatti di emozioni, e allora vale la pena provare a recuperare questo rapporto con gli oggetti. Anche in questo senso è un libro d'artista, perché vuol dare al lettore questa, restituirgli questa capacità creativa che ha il lettore, quella di assaporare lo scritto e gli oggetti e integrarne i significati. Anche riappropriarsi del tatto, che ormai stiamo perdendo. Appunto, no? E in questo senso mi piace considerare questa operazione un pochino dirompente, un pochino provocatoria. E lo è sicuramente. Tu fai incontrare Maria a un gigante della letteratura mondiale, niente proprio di meno che Cervantes, il padre di Don Chisciotte, l'abbiamo detto. Cervantes, bisogna dire che in effetti lui partecipò realmente alla battaglia, frito alla mano. Sì, sinistra per fortuna, perché così con la destra poteva fatto prigioniero dai turchi, restò ben 5 anni prigioniero dei turchi. Si ha l'impressione che tu ti sia anche voluto levare lo sfizio, no? Perché uno diventa un po' il personaggio che scrive, di incontrare tu, Miguel Cervantes. Senz'altro, è stata questa l'idea. Perché questa battaglia è stata una battaglia epocale. Se noi andiamo un po' a spulciare le cronache dell'epoca, non c'è personaggio importante, pensiamo da Torquato Tasso alla grande nobiltà napoletana, che non sia stato implicato in questa battaglia. Perché era un must, ci si doveva andare. E quindi anche Cervantes è a quei tempi non pensa minimamente a fare lo scrittore, partecipa. Allora io mi sono divertita a farle incontrare. Perché? Perché ho pensato che, date le peripezie che Maria aveva vissuto, avesse bisogno di fare un bilancio della sua vita. E quindi mi sono immaginata che al ritorno della battaglia questi due, come amici, si siedano sul molo di Napoli e stiano un po' a commentare quello che gli è capitato di vivere. E Cervantes, che ancora, io ho pensato che ancora non aveva scritto il Don Quixote, ma che proprio forte di questa esperienza così importante abbia cominciato a maturare l'idea della scrittura e quindi confida a Maria di aver cominciato a scrivere. D'altro canto però Cervantes sottolinea che Maria possiede un'altra arte che egli definisce superiore alla sua, che è l'arte della danza. Perché è superiore l'arte della danza? E questo lo credo anch'io. È scrittura del corpo, no? Perché è lì, non appunto, è il corpo che esprime la sua passionalità, senza bisogno di parole. Le parole, per quanto siano meravigliose, però ancora ci dividono, perché le lingue ci dividono. Invece la lingua del corpo è una lingua universale. E quindi attraverso il suo corpo Maria può continuare a raccontare quello che più le sta a cuore, cioè il suo amore per Geronimo. E quindi mi piace sottolineare questo aspetto. L'idea del flamenco è una danza che io ho scelto perché la amo molto, perché il flamenco è una danza che le donne ballano da sole. È una danza di seduzione sicuramente, ma viene iniziata dalla donna, l'uomo si unisce dopo. La donna è tutta concentrata su se stessa, è una danza sensuale, ma è una danza forte. La donna batte i piedi, batte le mani, c'è un ritmo incalzante. E questo essere della donna radicata alla terra, così con grande passionalità e veemenza, esprime un tipo di donna che è appunto la donna che crea, la donna che non è la sognatrice eterea, non è la ballerina danzatrice eterea, ma è la balladora, cioè la donna che ha
la forza, il suo legame con la terra e quindi il suo legame con la vita. Armida, ci sono state anche, ed è stato già traslato in teatro, ci si prevedono repliche? Allora, quest'opera è stata, c'è cioè una brava attrice drammaturga che ha preso in mano questo racconto e ne ha fatto una pièce teatrale, un monologo, integrandolo con un altro testo scritto da una giornalista anch'essa dell'America Latina che si chiama Carmen Bugliosa. E lei ha tratto questa drammaturgia da questa doppia scrittura femminile. È stato rappresentato al Museo del Mare, si prevede un ulteriore ciclo di presentazioni, ma ti informerò in merito rispetto Perfetto. A quando saranno rappresentate. Su Facebook poi troviamo tutto, no? Certamente, che è uno straordinario certamente. Sistema di, per comunicare. Certamente. Noi ovviamente ti ringraziamo, consigliamo ovviamente di leggere, di regalare. No? Alle proprie innamorate, ai propri innamorati per San Valentino, questo libro che è un libro poetico, è un libro di passione, ma è un libro bello. Ecco, grazie, bello, grazie. Ecco, prezioso. E quindi regalatelo per San Valentino, siamo nella settimana di San Valentino. E ti ringraziamo ovviamente per essere stata qui a raccontarci di Maria la Bailadora. E io prendo commiato da voi ricordandovi però che alla libreria Coop, presso il centro commerciale di Quarto Nuovo a Pozzuoli, alle 18 del 14 potete incontrarmi per leggere le vostre lettere d'amore, perché faccio da giurata per una gara di lettere d'amore, quindi vi invito a venire per San Valentino, ecco. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati qui ancora una volta con noi nel Salotto di Giulì. Vi ricordo che tutte le puntate del Salotto di Giulì, e anche questa, potrete rivederle sul nostro sito www.giulinews.it e alla prossima. Buon San Valentino! A Macarena, caballo mejor domao, mi mejor atalajao, ningún andalú lo sueña, ni traje mejor cortao, creí que lucía su dueña, era de plata el raeo, y el la que liga bien. Cuatro muleros. Y el de los cuatro muleros, y el de los cuatro muleros, ay mamita mía, que van al río, que van al río. Y el de la mula gorda, la mula torda, y er de la mula torda, y er de la mula torda, ay mamita mía, es mi marido, es mi me equivoca, y ay que me equivoca, y que el de la mula torda, ay mamita mía, es mi cuñado, es mi en el campo.